una competenza e questa mi è stata riconosciuta, non è che può diventare un difetto o un problema. Questo dice, ho capito bene? Esattamente, perché alcuni hanno detto già approfitta della sua visibilità per fare carriera politica, cioè non è così, innanzitutto perché non è mia intenzione fare carriera politica. Io ho messo la mia esperienza al servizio della mia regione perché voglio tornare in Puglia a fare del bene per la mia regione. Io cioè sono che stato vuol tanti dire anni che fuori. Si è dato un tempo? Cioè farò Ma politica per un tempo e poi torno a fare l'epidemiologo? Io ho un mandato di 5 anni e in questi 5 anni ovviamente voglio far bene e non voglio far bene il politico, voglio far bene l'assessore alla sanità, che è un ruolo politico importante, ma è un ruolo politico molto tecnico, perché comunque è un ruolo, non c'è diciamo, dubbio di che è un ruolo che richiede anche una competenza, dopodiché è un ruolo che richiede scelte che sono precisamente scelte politiche. Quindi diciamo ci sono tutti e due i piani sicuramente, no? Tant'è che l'assessore alla salute non è detto che sia né epidemiologo né medico tante volte, quindi vuol dire che conta anche l'aspetto politico. Certamente, cioè non per niente noi parliamo di politica sanitaria, cioè la salute è un bene così centrale, così importante, e che inevitabilmente bisogna fare delle scelte politiche per far sì che venga assicurato la salute ai cittadini. Bisogna decidere le priorità, bisogna decidere dove investire, bisogna scegliere se favorire la sanità dell'eccellenza ospedaliera o la sanità territoriale. Queste sono scelte politiche. Però, ecco, queste scelte politiche, nel momento in cui sono basate su ragionamenti scientifici e tecnici, è chiaro che valgono di più. Allora, il vantaggio di essere un assessore che mastica il tema della sanità pubblica è che è più facile per me farsi fare dei aiutare ragionamenti. dall'aspetto tecnico, lei dice. Esatto.